Buonasera a tutti. Dobbiamo essere puntuali perché circostanze impreviste ci costringono a partire alle 6 e così essere abbastanza sintetici. Comunque, con questa mostra Luzzi proseguono gli incontri con la poesia contemporanea. Sono state appunto la mostra prima di Giorgio Velli, che ha inaugurato questa serie, poi la mostra di che saluto Mimmo Velli, che è venuta a Pozza per l'inaugurazione, la mostra di Filippo Jacotté, che saluto Fabio Busterra, curatore della mostra Jacotté, e ora appunto la mostra su Mario Luzzi. Innanzitutto voglio salutare chi c'è a questa tavola, il curatore Stefano Verdino, il presidente dell'associazione Mendrisio Mario Luzzi, Poesia del Mondo, Paolo Andrea Metter, il nostro municipale Rolando Peternier e il professor Carlo Carena, anzi noto come traduttore di antichi classici, amico personale di Luzzi. Appunto, curatore della mostra è Stefano Verdino, al quale lascio presto la parola, ed è una mostra secondo me molto bella, ricca di prime edizioni, ma soprattutto di autografi e di ricordi che riportano subito alla sua amata Toscana, alla terra di Mario Luzzi. Vorrei poi ricordare che la mostra avrà un seguito, e di questo siamo felici, andrà a Pienza e poi a Siena, cioè proprio nella geografia affettiva, nei luoghi della geografia affettiva di Mario Luzzi. Voglio anche ringraziare in special modo Paolo Mettel per tutta la ricerca e la promozione di questa iniziativa luziana, che cadono proprio nel centenario, ed è quindi per me grande piacere poter accogliere l'invito e preparare queste mostre. Ricordiamo che proprio nel 2002 ci fu una serata memorabile con Luzzi nel chiostro del Museo d'Arte di Mendrisio. Vorrei poi dire che proprio parlando con Paolo Mettel, con il curatore, con Stefano Verdino, è nata l'idea di una sezione di arti visive. Sappiamo che Luzzi è stato un grande appassionato di pittura, di arte, e ha dedicato già a partire dagli anni 30 parecchi contributi a degli artisti amici, naturalmente quasi tutti toscani. E quindi avrete modo a partire dal 17 di luglio, del 16 di inaugurazione, il 17 luglio, di godere di questa mostra che, oltre a far luce sul Luzzi appassionato d'arte, più che critico perché era un appassionato d'arte, anche di ammirare alcuni autori pregevoli dell'arte toscana del Novecento, soprattutto toscana, a partire da Rosai, autore prediletto di Luzzi. La mostra è stata curata da Giovanni Unzani con la mia collaborazione, e così approfitto alla fine per ringraziare ancora i contributi, chi ha scritto i testi in catalogo: il professor Carlo Ossola, Giovanni Fontana, che è lo studioso ticinese che è da anni che lavora su Mario Luzzi, e Giovanna Unzani, che ha curato la parte invece artistica. Ecco, quindi lascio la parola adesso prima al nostro municipale e poi in seguito a Paola Andrea Mette, Stefano Verdino e a Carlo Carino. Prego. Gentili signori, gentili signori, cari ospiti e amici del museo. Con la mostra che inauguriamo stasera vogliamo innanzitutto ricordare Mario Luzzi a 100 anni dalla nascita. Ma ricordiamo pure la sua ultima visita a Mendrisio, che risale al 2002. E fu l'inizio di un fertile scambio culturale tra la Toscana e Mendrisio, grazie soprattutto all'associazione Mario Luzzi e al suo ispiratore, o traghettatore o tessitore, come è stato definito stamattina durante la conferenza stampa, signor Paolo Andrea Mettel. E l'occasione pure per sottolineare gli intensi rapporti di Luzzi con il mondo culturale ticinese, in particolare con Giorgio Velli e Jacotet, dei quali ricordiamo le due riuscite.
riuscite mostre proprio in questo gioiellino architettonico che è Casa Croci. Quella di stasera è quindi la coerente e giusta continuazione di questa serie di incontri dedicati alla poesia del Novecento. Come già detto dal nostro professor Simone Soldini, a metà luglio poi inaugureremo presso il nostro Museo d'Arte una seconda esposizione, avete come protagonista Mario Luzzi, ma con un approccio al mondo culturale e la presenza di diverse opere di artisti e pittori che hanno avuto un importante contatto personale con Luzzi o con un suo stupendo paesaggio toscano. Il Levante fiorentino, leggevo stamattina nell'opuscolo della mostra, per dirla con il poeta Levante fiorentino, che in poche parole descrive la vitalità del proprio territorio, dall'economia all'agricoltura, all'artigianato, all'industria leggera, ma anche le origini di Masaccio, ai monasteri e dalle cerimonie musicali. Queste due mostre proseguiranno poi a settembre per il Museo di Pienza e terminerà il proprio viaggio a Siena in Santa Maria della Scala, quindi un luogo molto prestigioso. Un vivo ringraziamento quindi a Paolo Andrea Metter, al curatore della mostra Stefano Verdino, a Carlo Cavena e a tutti quanti hanno collaborato alla riuscita di questa manifestazione. Un doveroso grazie al professor Simone Soldini e all'intero staff del nostro museo. Buonasera a tutti. Quando con Stefano Verdino immaginavamo di precisare due punti di riferimento per il centenario da noi immaginato per Mario Luzzi, ci siamo dati queste linee. Primo, almeno un convegno di studi, e questo è riuscito. Il 19 e 20 marzo all'Università Cattolica di Milano abbiamo tenuto un importante convegno di studi su Mario Luzzi. E secondo, immaginavamo una mostra, è arrivata la mostra. Questa mostra che abbiamo messo insieme con documenti provenienti dal sottoscritto, da Stefano Verdino, ma anche dal centro studi La Barca, certi documenti, certe lettere originali, mi viene in mente quella di Giorgio Relli che è esposta, e tante altre cose. Quindi essere riusciti, immaginando il centenario non soltanto come riunioni, belle visioni, avvenimenti interessanti, beh, siamo stati in Duomo a Milano il 12 di marzo a presentare la Passione di Luzzi, che non è poco, ma sicuramente ricorderemo gli atti del convegno di Milano e questo miracoloso catalogo nella storia del centenario, e poi certamente le pubblicazioni che stanno arrivando mese dopo mese fino a ottobre. Quindi un grazie e un senso di gratitudine vera, sincera al sentimento culturale che si esprime e che viene fuori dall'ambiente del museo o d'arte di Mingrisio, con l'aiuto, il sostegno, la professionalità di Simone Soldini e dei suoi collaboratori, e quindi anche all'atteggiamento che l'amministrazione comunale ha nei confronti della cultura. È molto emozionante poi che con diverse qualità di visioni evidentemente si sia riusciti a mettere insieme un connubio tra un'amministrazione tipicamente svizzera, come quello può essere del nostro Museo d'Arte, con quella italiana, che è un comune, il comune di Pienza e poi addirittura il comune di Siena, che veramente ci hanno assillato per poter avere questa mostra. Quindi la mostra diventa, da regionale nazionale, diventa assolutamente internazionale, con questo binario splendido all'ospedale di Santa Maria della Scala, il luogo forse più raffinato che c'è a Siena. Un grazie a tutti e quindi un buon proseguimento. Buonasera. Anch'io comincio con
con un tributo di ringraziamento all'amico Paolo Mettel e a Simone Soldini e alla città di Mendrisio per questa opportunità che sembra quasi coronare un sogno. L'incantevole luogo di Casa Croci, che sembra un contenitore perfetto per mostre di questo tipo, io ho visto quelle di Jacoté curate da Fabio Pustella mesi or sono, e certamente è un qualche cosa che è quanto mai attraente e intrigante per un critico, per chi anche è stato legato alla biografia di Mario Ruzzi. In questa mostra è così congegnata, ha un sottotitolo: Le campagne, le parole, la luce. Nel senso che ho inteso fare riferimento ai luoghi di vita di un poeta, che è un poeta cittadino, nato a Firenze, ma che ha avuto molte radici nella campagna, la campagna dei genitori di San Brugnano, che si vede nella prima sala. Il legame tra la terra, la campagna, la famiglia, la madre è essenziale. Non a caso anche un ultimo volume fotografico è stato intitolato da lui Toscana Amata, e a fianco, nell'altra stanza a terreno, gli altri luoghi, cioè Firenze, la città di Firenze, vista nelle varie occasioni anche funeste come le alluvioni o di amicizia, in una foto che lo ritrae con Bigogliani e Parronchi, la città di Siena della propria adolescenza, della propria prima formazione, e la città di Pienza, la città della vecchiaia, degli approdi, delle sereni estati degli ultimi 25 anni della sua vita, che sono stati così creativi, con libri così estivi, proprio perché congegnati e concepiti a Pienza. E infine le Marche, che sono sia quella della propria origine familiare, il nonno di Montemaggiore a Metallo, sia quella della propria moglie, e anche di tante frequentazioni su universitari, l'Università di Urbino, l'amicizia con Carlo Bo e una collaborazione con gli artisti marchigiani e anche in anni recenti legati appunto alla figura di un poeta marchigiano come Eugenio De Signori. Al secondo piano abbiamo più il legame con le parole. Le parole e non soltanto la poesia, perché Ruzzi è stato un intellettuale a tutto campo, è stato sì il poeta che conosciamo, ma è stato anche un professore di letteratura francese, un francesista, un critico militante, un prosatore, un appassionato degustatore di cinema, oltre che di caffè. Voi vedrete in una bacheca una macchinetta di caffè, la vedrete anche in un video che è proiettato al secondo piano di Anna Maria Murdoch, dove vedete Ruzzi che si fa il caffè, che era una sua grande passione. E la macchina da scrivere, che è la macchina da scrivere su cui Ruzzi ha scritto tutti i suoi testi dagli anni 30 fino al 2000, una macchina da scrivere che gli vendette il suo amico Leone Traverso, il grande germanista, poi professore anche lui all'Università di Urbino, quando non aveva, in un precariato anni 30, quando piazzava macchine Olivetti soprattutto agli amici. E noi vediamo il primo piano, in queste due bacheche, fronte l'inizio e la fine, e le prime poesie della barca e poi quelle ritrovate dopo quasi 70 anni in modo fortunoso, e i testi postumi in un'agenda del 2003 che è custodita dall'associazione di Mendrisio di Paolo Andrea Mette, e di cui alcuni testi sono stati pubblicati in queste preziose ed elegantissime plaquette, e che saranno poi ripresi in questa edizione gazzantiana che uscirà nell'autunno. E un insieme poi delle prime edizioni, sia di poesia sia del saggista, tra cui ricordo l'importante recensore dei narratori sudamericani, sono raccolti in un volume Cronache di un altro mondo, e si vede, ho esplicitato l'inizio della recensione a Cent'anni di solitudine, che fu in quanto Ruzzi fu uno dei primi a salutare García Márquez come un grande narratore. Cioè, non abbiamo soltanto l'immagine del poeta puro, abbiamo un intellettuale articolato ad ampio campo, come anche il rapporto non soltanto con il teatro, in cui nei video vedrete alcune parti di Opus Florentinum di Ipazia e altre documentazioni dei libri sul teatro, ma anche, dicevamo, appassionato di cinema, sia come recensore sulla Nazione, recensione degli anni 50, sia anche come cinema, come fonte di ispirazione. Senz'altro è stato uno dei primi poeti a assorbire il cinema,
c'è una sequenza finale di Anna Karenina con Greta Garbo che entra come ispirazione di una poesia di Al fuoco della controversia, come vedrete in una bacheca. E poi il rapporto appunto con la Svizzera, che è stato un rapporto intermittente ma di lunga durata, a partire dall'immediato dopoguerra, quando Luzzi fu ospite a Zurigo di Fredi Chiappelli, che allora fu un giovane insegnante, e proprio a Zurigo scrisse questo Crepuscolo a Zurigo, che è uno dei testi del 47 di un Luzzi esistenziale molto intenso, alla lunghissima amicizia con Giorgio Relli, che gli ha dedicato uno dei saggi capitali sull'opera di Luzzi, nel Mentre, nella poesia di Mario Luzzi, e in tarda età, nel libro Il collo dell'anatra, anche una bellissima, breve, intensissima poesia a Mario dalla sua città. Per non dire poi degli altri legami appunto con Lugano, con Paolo Di Stefano, che è stato il primo a intervistarlo su Io Donna, a Giovanni Fontana, che è stato già ricordato, che ha scritto un capitale volume di critica Il fuoco della creazione incessante, e alle edizioni d'arte e non solo che Paolo Andrea Mettel da oltre un decennio va proponendo, sia raccogliendo gli scritti sulla parola divina, sia i testi di autoritratto, sia le placchette e i libri d'arte che ha promosso. Il capitolo Luzzi l'arte è un capitolo molto complesso, come potrete vedere dalla mostra che si farà a luglio, ma qui avete già degli specimi significativi, come il libro con Carlo Mattioli e già delle pitture di Mario Francesconi, di Marco Nereo Rotelli e di Nino Lupica che accompagnano la mostra, come tutta una serie di libri d'arte e di plaquette, perché la bibliografia di Luzzi è davvero sterminata. Se pensiamo a quest'uomo che ha avuto una vita molto lunga, un'attività creativa in più versanti, poesia, prosa, saggistica, di quasi 75 anni, e che è certamente un uomo che si è speso con molta generosità su tantissimi versanti, per cui anche, come sappiamo, il versante civile. Infatti nell'ultima sezione ho raccolto una interessante vignetta di Giannelli, vignettista del Corriere della Sera, per la morte di Luzzi, uscita sulla Voce del Campo di Siena, che riproduce il testo di Muore ignominiosamente la Repubblica con una penna e un fiore che esce da questa penna. Per non dire poi dell'udienza internazionale di Luzzi, come documentata da tutta una serie di volumi tradotti, tra cui Simone Martini, che è stato tradotto in quattro lingue, francese, inglese, spagnolo e turco, e poi le varie traduzioni dal francese e dall'inglese di altri volumi. Una mostra quindi che ha una articolazione che, grazie allo splendore della possibilità degli affratti di Casa Croce e la grande collaborazione che ho avuto da Simone Soldini, da Pio Fontana, a cui si deve l'allestimento, e vi recupero anche, come sentirete, in una registrazione molto bella di un colloquio tra Luzzi e Relli fatto alla Radio Svizzera Italiana nel maggio del 1996. Ecco, io non ho altro da dirvi se non segnalarvi appunto che anche il catalogo di questa mostra presenta, oltre ai saggi che sono stati ricordati, anche una serie di documenti inediti, tra cui c'è una traduzione inedita di Catullo e una inedita di Rimbaud, ma poi sulle traduzioni sentiremo Carena e il massimo così esperto di traduzioni che abbiamo qui con noi, e poi una serie di testi legati appunto alla Toscana, che alcuni sono inediti e altri sono stati editi sul Corriere della Sera, ma con vari refusi. Qui vedrete gli originali con le correzioni, qui sono dati corretti. Per chiudere, penso che non mi resti altro che così darvi l'avvio di una poesia, la prima poesia della barca che è alla vita. Amici, ci aspetta una barca e dondola nella luce ove il cielo si inarca e tocca il mare. Volano creature pazze ad amare il viso di Dio, caldo di speranza, in alto, in basso, cercando affetto in ogni occulta distanza. E piangono. Noi siamo in terra, ma ci potremmo un giorno librare, esilmente piegare sul seno divino
come rosa dai muri dalle strade odorose sul bimbo che le chiede senza voce. Amici, dalla barca si vede il mondo, è in lui una verità che procede in tretta, un sospiro profondo, dalle fuci alle sorgenti. La Madonna dagli occhi trasparenti scende ad agio incontro i moretti, raccoglie il cumulo della vita, i dolori, le voglie segrete da anni sulle facce inumidite. Le ragazze alle finestre annerite con lo sguardo verso i volti non sanno finire d'aspettare la vita. Espliciterò soltanto alcune impressioni, alcune riflessioni che la visione dei documenti a Casa Croci può ispirare al visitatore, perché la loro suggestione è quella di sprofondare il visitatore nelle ombre più significative dell'animo di Luzzi e nelle sue problematiche, che sono da un lato poetiche e artistiche, ma che sono sempre anche intensamente religiose. Tutti i lettori della poesia di Luzzi, di tutti gli scritti di Luzzi, conoscono quali erano le difficoltà, il continuo cammino del poeta verso appunto un orizzonte chiaro che si presentasse al suo animo e al suo pensiero. L'aspetto anche di continua meditazione che Luzzi uomo poteva avere e che si vedono anche nelle fotografie, nei documenti esposti qui a Casa Croci, provano che la sua poesia era una poesia sempre di riflessione e di difficoltà, come è del resto nell'animo di tutte le persone coscienti e pensose del proprio destino. Anche l'interesse che aveva, che è stato evocato e che poi sarà documentato con la mostra estiva, l'interesse che aveva Luzzi per l'arte, lo portava a affrontare artisti e opere in cui queste tematiche erano presenti, a partire soprattutto dall'arte, dalla pittura medievale, in cui la problematica religiosa è così forte. Alcuni scritti del resto sono nel titolo stesso e nel contenuto emblematici di questa problematica luziana. Basti pensare a Via Crucis e a quante cose ci sono radunate là dentro, in quelle stazioni continue di incontri con i grandi episodi della passione illustrata da Luzzi, come lo sanno meglio di me, me lo ricordano, per le cerimonie romane sui temi pasquali. Direttamente poi Luzzi, lo vediamo anche nella sua bibliografia, ha dato testimonianza di queste sue riflessioni, di questi suoi problemi molto profondi, e direi, come cercherò di accennare brevemente più avanti, sempre divisi tra la luce e l'ombra, tra la Via Crucis e la Resurrezione. Anche nell'avvicinarsi al Nuovo Testamento, Luzzi ha fatto la prefazione, un'edizione del Nuovo Testamento pubblicata, anche questa, come tutte, come parecchie altre sue opere a cura di Mette, ha parlato in particolare dell'Apocalisse di San Giovanni, ha parlato successivamente delle lettere di San Paolo, sempre di fronte al mistero che gli sembrava di aver ogni volta raggiunto e decifrato e che ogni volta invece gli si allontana sempre di più. E, da un lato, io credo di aver scelto anche di poter indicare qualche verso suo, in cui da un lato la sua poesia, anche quando affronta problemi religiosi, è una poesia di luce e dall'altra parte è anche una poesia di ombra. Se hanno pazienza di seguire un momento, Resurrexi fa parte di Sottospecie Umana, una poesia del 90, una raccolta del 99.
la poesia contiene questi versi, primavera, evidentemente resurrexia al lume, alla Pasqua, primavera onnipresente, verde fiume, verde erba, verde quasi turchese dell'aria, sulle ultime poggiate e fino all'orizzonte. Il sottospecie umana, viceversa, vanno i monti da soli o con le nubi sulla cresta, le nuvole non quella più nera che da presso la compagna e oscura la campagna. E anche questo paesaggio proprio luganese è la rappresentazione non di un'alba ma di una sera, anzi di una notte. Lugano, prima sera, doppiato il promontorio, calò dalla montagna un cono d'ombra sopra la trepidante luccichiera. Soffrì quel nero cuneo, poi riprese al largo un chiaro scimmiottio di mare in quell'acqua prigioniera. Non parliamo poi quando da questi temi vari appunto si entra già nella cenata Via Crucis al Colosseo, dove le domande del poeta stesso sono messe nella bocca del protagonista, nella bocca del Dio che soffre, o addirittura viceversa, quando la tematica, la parola, il lamento, il grido del Dio che soffre sono assorbiti e diventano la voce del poeta. Forse, non so se sbaglio, ma anche la difficoltà che bisogna riconoscere, o almeno che io mi riconosco, la difficoltà che talvolta si avverte nel comprendere la poesia lucchiana deriva dalla difficoltà, credo, e dalla fatica che è nel poeta stesso a decifrare il procedimento di questo cammino fra i due poli, fra i due tempi della vita, la nascita e la morte, la luce e l'ombra. Credo che si possa leggere in modo allegorico, in questa prospettiva, l'incipit di una poesia fu lento, che si trova documentata negli autografi luziani della plaquette, riprodotta anzi, se ben ricordo, il manoscritto è riprodotto nella plaquette pubblicata qui a Mendrisio da Weiss e introdotta, se ricordo bene, da Verdino, no? Una decina d'anni fa. E lì mi pare che si possa appunto interpretare allegoricamente, non solo leggere letteralmente, ma trovarne anche un significato allegorico nei versi iniziali. Fu lento, estenuante il farsi giorno della torpida nottata. Il giorno si portò dietro angosce del sonno e dell'insonnia, l'albeggiare era titubante. Accanto a questo leggere ancora l'altro incantato, incantevole invece, incipi di si stese, quale pure si legge in un autografo curato da Verdino nella collana metelliana dell'associazione Mendrisio Mario Luzzi. Si stese nel paese una muta domenica di neve, disparve ogni visibile segnale di creature, in quell'unico biancore si sfece il variopinto del mondo. Naturalmente sarebbe forse anche, potrebbe anche rischiare, essere azzardato, trasformare questi cromatismi di luce, di ombra, di colori chiari, acquarellati e viceversa intensi, che del resto si trovano anche in due illustratori di Luzzi, quasi se non opposti, certo molto diversi. Da un lato il colore azzurro e verde degli acquarelli di Pierpaolo Tarasco, e dall'altro invece i surrealismi accesi di Nino Rubica, già adesso ricordato. Voglio dire, ripeto, sarebbe azzardato forse trasformare questi due cromatismi estremi della poesia, dell'opera, degli scritti luziani, a dar loro un significato, se posso dare l'aggettivo, metafisico, comunque trascendente. Però potremmo anche, credo che si possa buttare lì come stimolo di una riflessione alla
veduta della mostra, alla lettura o rilettura di poesie, di scritti uziani che la mostra ci invita, ci sollecita a fare, trovare come stimolo di riflessione quello che si legge in un altro saggio intitolato L'Eterna Primavera dell'Uomo, pubblicata da Garzanti nel 1995. Ecco quelle parole su cui concluderei. Nella mente umana vive una solare potenza, quella di conoscere e di ideare e di idealizzare. Ma nel cuore, voglio dire nel sangue, sono depositati tenebrosi retaggi irriducibili all'umano se non a prezzo di tragedia e di lutto. Direi di accogliere almeno queste parole come una fonte di riflessione che la mostra può stimolare anche questa serata, ci spinge a interiorizzare. Grazie. Grazie a tutti, adesso vi invito a visitare la mostra e a bere un bicchiere di vino. Arrivederci. Grazie.